Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nelle ultime ore Fedez ha lanciato una frecciatina al collega Tony F tramite i social media, in risposta a una sua storia. Per molti fan sembra che i due cantanti siano ora in cattivi rapporti, dopo che già da tempo sembrava esserci tensione tra di loro. Ma cosa è successo esattamente? Tony F ha condiviso una storia sui social in cui ha scritto la frase «Non svegliare mai il cane che dorme», accompagnata da emoticon di diavoletti. Non è chiaro se il messaggio fosse rivolto a Fedez, ma sicuramente era indirizzato a qualcuno. Poco dopo, sul profilo dell'ex di Chiara Ferragni, è apparsa un'altra storia con scritto «Non svegliate il cane che dorme, che è un casino poi», seguita da emoticon che ride. I fan hanno subito pensato che tra i due ci fosse una guerra di frecciatine in corso. Già in passato, tra i due rapper c'era stata una gelida atmosfera. Avevano smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram dopo che erano circolate voci su un flirt tra Tony F e Chiara Ferragni. Inoltre, Fedez aveva rifiutato di collaborare con Tony F perché era già impegnato con Gaia, come aveva rivelato in radio. Tuttavia, successivamente, i due avevano trovato un accordo e avevano condiviso storie su Instagram in palestra. Alcuni sostengono che la discordia sia nata dai presunti flirt tra Tony F e Chiara Ferragni, mentre altri credono che il litigio sia scaturito dal fatto che Fedez abbia fatto dei complimenti a Taylor Mega, ex di Tony F. A giugno di quest'anno, Tony F e Chiara Ferragni sono stati fotografati insieme, dopo uno scambio di like e storie simili pubblicate sui social. Insomma, sembra che la vicinanza tra Tony F e Chiara Ferragni abbia continuato.